Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Siamo giunti, fratelli e sorelle carissimi, alla sesta domenica di Pasqua. La prossima domenica sarà già la solennità dell'Ascensione, quindi il momento in cui il Signore lascia sensibilmente, quindi visibilmente, ma non realmente, grazie a Dio, la terra, per tornare, sempre tra virgolette, al Padre. E la liturgia di questa domenica ci comincia già un pochino ad introdurre in questo mistero, soprattutto in quello che poi Gesù lascia dopo la sua ascensione e su come continua a rimanere presente nella Chiesa. Nel Vangelo abbiamo ascoltato l'ultima parte: se mi amaste vi rallegrereste che io vado al Padre. Quindi Gesù fa riferimento al termine della sua vita terrena, mentre nella prima parte, su cui adesso ci soffermeremo, Gesù spiega come continua ad essere presente nei cuori dei suoi discepoli. Che rappresenta l'incontro di catechismo per gli adulti, certamente fanno un piccolo ripasso, perché abbiamo da poco ascoltato, dalla parola del Magistero di Papa Francesco, della sua esortazione sulla santità, esultate che ho detto proprio nelle ultime parti del documento, come la santità cristiana si esplica nella preghiera, come la preghiera implichi un rapporto personale, intimo e profondo con Gesù, senza del quale non si può parlare di preghiera. Il Papa citava una famosa frase di Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa di Gesù, che diceva che la preghiera è un intimo e personale colloquio con colui, cioè Gesù, da cui sappiamo essere infinitamente amati. Gesù esordisce nel Vangelo dicendo queste parole: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Quindi se uno mi ama, quindi dall'amore nei confronti di Gesù dipende la nostra santificazione, dipende il tenore della nostra vita spirituale. Allora, la prima domanda che ci dobbiamo porre è questa: sinceramente io amo Gesù con tutto il cattivo? Io, chi è Gesù per me? È, come dire, una persona viva, reale, è il mio Dio, il mio Salvatore, è colui da cui mi sento davvero amato, colui con il quale sto cercando di intendere un rapporto, o è ancora fondamentalmente uno sconosciuto? Gesù la prima cosa che dice è: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Voi sapete che ci sono delle parti del Vangelo, anche questo abbiamo molto approfondito durante quest'anno pastorale, lo abbiamo visto insieme al Vangelo di San Luca, che sono impegnative. Sono impegnative. Quando Gesù dice: ama il tuo nemico, perdona chi ti ha fatto del male, sempre, d'accordo, e tante altre cose. E non ce la fa. Se vuoi venire da me, indica te stesso, prendi la croce ogni giorno e seguimi. Se tu lo ami, farai facilmente quello che gli dice. Se ti riesce difficile fare quello che ti dice, vuol dire che non lo ami. Ma se non lo ami, perché non si ama Gesù? Punto interrogativo. Se io la risposta dice: ma io amo Gesù, no. E chi è per me Gesù? Boh, spero che non sia questo per nessuno di voi, però facciamo un'ipotesi anche per tanti nostri fratelli e sorelle nella fede poco vicini, diciamo, alla pratica cristiana, no? Dove sta il problema? Vi ricordate il buon catechismo di San Pio X? Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servirlo. Allora Gesù è l'amore stesso, è l'amabilità stessa. Cioè, chi conosce Gesù è impossibile che non lo ami. Se io non lo amo e non mi sento amato da lui, è perché non lo conosco. Attenzione però, ma se non lo conosco è perché io non lo sto cercando, forse non mi interessa, non gli dedico tempo, spazio e energie, capite? Allora l'invito, l'esortazione di Gesù sull'amore ci porta dentro il nostro cuore. Ricordate cosa dice Gesù nel Vangelo: là dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Chi ami tu oggi veramente, profondamente?
Altra domanda che si può fare: qual è il primo comandamento? Non il primo di quel decalogo, vi ricordate quando interrogò Gesù quando Paolo scrive, dice: maestro, qual è il primo comandamento? Che gli risponde Gesù? Gli cita il libro del Deuteronomio. Il primo comandamento è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, no? Le preghiere del mattino e della sera, c'è l'atto di carità, no? Mio Dio, ti amo con tutto il cuore e sopra ogni cosa, perché sei bene e finita la nostra eterna felicità. Spero che le diciate, no? Ma lo amiamo, Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, cioè, come la cosa più cara e preziosa. Se la risposta è no, c'è un problema alla base. Se non lo amo, è perché lo conosco poco. Se lo conosco poco, è perché gli dedico poco spazio, poco tempo, capite? Allora, domanda ulteriore: come trascorro io il mio tempo? Quali sono le cose importanti? Chi c'è nel mio cuore? Capite? Dal se mi amate, osservate la mia prosica, molto lontano, capite? Le catechesi che ha fatto Papa Francesco sul primo comandamento: cosa c'è nel nostro cuore? Quante volte il Papa parla dell'idolatria dei soldi? Quando, che significa questo qua? Non necessariamente uno sia avaro, ma significa che il suo pensiero predominante è fare soldi, guadagnare. Se fa il commerciante, vendere, che vengano i clienti. Se fa il lavoratore, che si apre altri. Cioè, se io sto sempre a pensare lì e quindi non trovo lavoro pure domenica, che ne so, e sto sempre che lavoro 12 ore al giorno, è chiaro che di tempo da impiegare per conoscere il nostro Signore me ne resta poco. E ti privi però di cosa? Se uno mi ama, dice Gesù, osserverà la mia parola. Attenzione, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Cioè, bisogna registrare questa parola. La presenza intima di Dio nel tuo cuore, la conoscenza di Dio nel tuo cuore. Quando il Papa parlava, abbiamo visto prima, della preghiera come dimensione fondamentale della vita cristiana, e parlava di questo rapporto intimo con Gesù, ha scritto: non pensiamo che questa sia una cosa riservata solo ad alcuni, cioè ai monaci, alle suore o ai preti o cose di questo genere. Queste parole Gesù le sta rivolgendo a tutti noi. Qui siamo in chiesa, questa celebrazione è pubblica, non stiamo celebrando una messetta tra quattro preti o quattro frati e suore. Se Gesù dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e io e il Padre verremo da lui e prenderemo dimora verso di lui, vuol dire che questo sarà. Cioè, vuol dire che io posso avere da questa vita un'esperienza, un contatto, un rapporto profondo e personale con Dio. E se non ce l'ho, è perché sono io che non mi metto in condizione di averlo, non perché Dio non vorrebbe donarlo. Continua Gesù: chi non mi ama non osserva le mie parole. Quindi, capite? Se qualcuno non osserva il Vangelo, se qualcuno non osserva i comandamenti, alla base c'è una carenza di amore nei confronti del Signore. Perché quando noi vogliamo bene a qualcuno, facilmente facciamo quello che ci dice. Ancora di più facilmente lo facciamo se sappiamo che qualcuno ci vuole bene, capite? E Gesù certamente ci vuole bene. Quindi se uno è convinto di quanto bene Gesù vuole e vuole bene a Gesù, facilmente fa quello che gli dice. Attenzione all'ultima cosa che dice, è un breve riferimento alla prima lettura: la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Gesù è venuto a me attraverso la sua santissima umanità, ma lui ha sempre parlato annunciando ciò che il Padre gli aveva detto di dire. Nella prima lettura abbiamo sentito un episodio, ecco, inerente ad una diatriba nella chiesa primitiva, cioè se quelli che si convertivano al cristianesimo, non essendo già ebrei, dovevano prima farsi circoncidere oppure no. Alcuni dicevano di sì e altri di no. Paolo e Barnaba erano contrari e andarono a Gerusalemme a parlarne con San Pietro e con gli apostoli. Ci fu il primo cosiddetto concilio di Gerusalemme che, come abbiamo sentito, risolse la questione dicendo: non c'è bisogno di nessuna circoncisione. Chi viene dal paganesimo si battezza e comincia ad osservare il Vangelo senza passare per la legge di Mosè. Perché questo riferimento in questo contesto?
perché Gesù annuncia una parola che non è la sua. E chi è che oggi annuncia la parola di Gesù al mondo? È la Chiesa. Anche la Chiesa annuncia una parola che non è la sua, è la parola di Gesù. E mi raccomando, facciamo oggi molta attenzione, ecco perché è così importante la formazione. Io come sacerdote vi assicuro che parlando con le persone sento tante volte dire tante cose. Ecco, e dico, guarda, quando luce un dubbio, questo lo diceva San Giovanni Paolo II, questo dovete farlo anche voi, che ti senti, una campana dice una cosa, un'altra campana dice un'altra cosa, un'altra campana dice un'altra cosa, dice, ma insomma, Catechismo della Chiesa Cattolica, un bel libro grosso così, c'è scritto tutto lì. Se uno vuole sapere quello che la Chiesa crede, quello che la Chiesa insegna, dinanzi a tante voci disparate, avere quello come punto di riferimento. Perché come Gesù annunziava la parola che non era la sua, ma era quella del Padre, così la Chiesa annuncia un insegnamento che non è suo, non è disponibile, ma è l'insegnamento di Gesù. Non c'è nessun ministro della Chiesa, è nessuno che può derogare agli insegnamenti di Gesù, che vuol dire sì, bisognerebbe fare così, però non ti preoccupare, fai colà. Questo non si può fare. Nessuno ha l'autorità di fare una cosa di questo genere. Quando qualcuno lo fa sbaglia, e quando qualcuno sbaglia in questo modo non deve essere ascoltato. Se mi posso permettere una piccola esortazione, domani è giorno di elezioni, non è un momento, certamente la Chiesa non fa politica, però ecco, tutti quanti i fedeli sono invitati a pregare. Abbiamo visto prima durante l'incontro di Catechismo degli adulti che noi le nostre decisioni le prendiamo davanti al Signore nella preghiera. Il voto è un diritto ma anche un dovere, e i cristiani non si lasciano superare dai non cristiani nell'osservanza delle leggi civili, cioè noi siamo anzitutto buoni cittadini. Chi votiamo ci mettiamo a pregare, conoscendo persone e programmi, e vediamo davanti al Signore chi, a mio avviso, rappresenta meglio le esigenze che perché io ritengo importanti, evidentemente anche alla luce dei valori di fede in cui crediamo. Questo è un fatto importante in cui la nostra coscienza si trova davanti al Signore e deve scegliere secondo coscienza. Ecco, ma è importante che si viva questo momento, un momento importante perché noi siamo cristiani ma siamo anche cittadini della comunità civile, e adesso dobbiamo dare ciascuno il nostro proprio contributo. Il contributo certamente dell'esercitare il voto è un contributo importante e che dobbiamo dare da buoni cristiani, corretta coscienza che ha deciso dopo aver pregato e pensato davanti al Signore. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti ad essere sempre più intimi di Gesù, a scoprire la bellezza e il gusto della preghiera. Affidiamo fin da ora l'intercessione della Vergine Maria, i futuri amministratori che sicuramente ci saranno in questo paese e anche di coloro che saranno eletti alle più alte istituzioni europee, perché sempre possano avere a cuore il bene comune e le esigenze della vera giustizia e della pace. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.